Cuba, finisce l'era della famiglia Castro. Domani il fratello di Fidel, Raúl, lascerà la presidenza. Al suo posto potrebbe andare Miguel Díaz-Canel. Marilu Lucrezio. La fine di un'epoca. Domani Raúl Castro lascerà la presidenza, metterà fine ai quasi 60 anni di potere dei fratelli Castro che hanno guidato il paese dalla rivoluzione. Raúl, 86 anni, continuerà ad essere segretario generale del Partito Comunista fino al 2021. Era succeduto a Fidel, malato, nel 2006. Con lui l'inizio di un nuovo corso. Una serie di timide riforme apre agli imprenditori privati nel turismo e agli investimenti stranieri e riprende le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti dopo 52 anni di embargo. Salvo sorprese, il nuovo presidente dovrebbe essere lui, Miguel Díaz-Canel, 57 anni, delfino di Raúl. Sarà l'Assemblea Nazionale a eleggerlo. Canel non era ancora nato quando Fidel iniziò la rivoluzione dei Barbudos. Ex ministro dell'istruzione, due figli e due mogli. I cubani lo considerano un riformatore, aperto alle nuove tecnologie e al loro accesso. Una vita low profile, in giro in bici invece dell'auto ufficiale, amante del rock, sostenitore dei diritti omosessuali, duro verso gli Stati Uniti e ospite gradito in Nord Corea. Díaz-Canel dovrà affrontare una seria riforma economica. Il paese è in recessione. A Cuba manca tutto, dal sale all'elettricità, ma intanto rassicura la vecchia guardia. Avrà presidenti in Cuba sempre difendendo la rivoluzione. A Cuba ci saranno sempre presidenti che proteggeranno la rivoluzione. Gente del popolo che sceglierà il popolo.